Si ricordate la volta scorsa vi diedi quel compito da fare a casa di continuare la lettura del brano che avevamo. Sicuramente l'avete fatto questo compito, quindi perciò non ve lo chiedo, e quindi andiamo oltre. Perché partendo da quella frase che leggemmo della bolla di indizione per il giubileo, vi ricordate Gesù Cristo, il volto della misericordia del Padre? È vero sì che la volta scorsa abbiamo visto qualcosa della misericordia, però siccome questo volto della misericordia lo dobbiamo cogliere, perché come ci diceva adesso Don Ernesto nella preghiera, se noi scopriamo la misericordia, a nostra volta diventiamo anche noi misericordiosi. Allora questo volto non lo dobbiamo rintracciare. Allora mi sono chiesto, è vero che tutto il Vangelo ci rivela questo volto, però nel Vangelo c'è un luogo particolare dove questo volto viene rivelato. E questo volto è in modo particolare nel capitolo 15 di Luca, in quelle tre parabole che noi conosciamo molto bene: la pecorella perduta, la dramma smarrita e quello che noi chiamiamo il figlio prodigo. Questo ne potremmo dire che proprio se il Vangelo è la bella notizia, questo capitolo è la bella notizia della bella notizia. Quindi qui abbiamo proprio veramente il cuore di Dio che ci rivela Gesù. Quindi Gesù raccontando, dicendo in un certo qual modo, giustificandosi in quello che lui sta facendo, ci sta dicendo chi è veramente Dio. E questo per noi, guardate, è importante, perché nella nostra vita o noi capiamo veramente chi sia Dio o nella nostra vita noi siamo dei falliti. Perché niente ci può essere di più triste e di più veramente drammatico pensare, avere la consapevolezza di aver capito che sia Dio in modo distorto e presentarlo poi agli altri, perché comunque noi Dio lo presentiamo in bene o in male, e la nostra testimonianza di bene in bene o in male dice chi è Dio per noi. E siccome non tutti, molte volte come noi adesso, abbiamo questa grazia di poterci un poco fermare sui testi, quindi si fermano a quello che noi possiamo loro rappresentare. E quindi poi alla fine questo è Dio. Tant'è vero, lo sentiamo molte volte, questo puoi essere credenti quando ci accusano di qualcosa, allora io poi non credo, perché manca poi una riflessione poi personale. Allora quindi è necessario scoprire sempre più veramente chi sia Dio, chi è Dio. E ripeto, in questo capitolo del 15 del Vangelo di Luca, Gesù ci dice veramente chi è Dio. Come vi dicevo, certamente sono tra le parabole le più noti, quelle le più celebri, però anche quelle più logore. Quasi come se oggi queste tre parabole, la pecorella perduta, la dramma smarrita e il figlio prodigo, come se oggi non ci dicessero più niente. Fateci caso, anche un piatto che noi mangiamo a casa, no? Anche se è bello e buono, mangiandolo spesso poi ci viene la nausea. È come se a un certo punto non lo gustassimo più, talmente che l'abbiamo mangiato. E così pure nei confronti di queste parabole, talmente che ce l'hanno raccontate, stradette, ridette, che forse potrebbero non dirci più niente. Allora vogliamo cercare proprio di cogliere nella profondità proprio ciò che Gesù ci vuole consegnare. Non è una parabola deliziosa o delicata. Pensate che agli orecchi di quelli che l'ascoltavano al tempo di Gesù, questa parabola li faceva saltare dalla sedia. A noi questa parabola ci acquieta, ci fa sentire accarezzati, però pensate che al tempo di Gesù era peggio dell'aceto questa parabola. Buonasera. Questa parabola, tenete presente, che è rivolta alla gente per bene, ai ben pensanti, non ai peccatori, così come noi molte volte abbiamo ridotto, abbiamo pensato questa parabola. Perché vedete, vi ricordate, la parabola parla di 100 pecore, una se le perde e 99 Gesù le lascia lì. Poi parla di 10 dramme, 9, una se ne perde e 9 stanno nel cassetto. Parla di due figli, uno si perde e uno che resta a casa. Noi sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo invertito questa parabola. Abbiamo detto che è la parabola della pecora che si perde, ma non è vero. È la dramma che si perde, ma non è vero. È il figlio che si perde, ma non è vero. Perché qui chi agisce in questa parabola è il padre. Non è né la pecora, né la dramma e né il figlio che si perde. È il padre.
E Gesù dice questa parabola per un motivo particolarissimo, per dire che a quelli che lo stanno ascoltando c'è qualcosa a cui loro devono fare attenzione. È proprio questa cosa a cui bisogna fare attenzione, è proprio questa misericordia. Adesso cerchiamo di cogliere nel testo come abbiamo cercato poi di fare altre volte. È la seconda sul foglietto che abbiamo, chiaramente, e inizia così. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Allora vedete, in certo modo già ci colleghiamo a quello che ascoltavamo la settimana scorsa, perché dice che Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro. Ricordate, stava a casa di Simone la settimana scorsa. E lì in quella casa entra la peccatrice. E Gesù accoglie la peccatrice, così come accoglie l'invito di Simone. Quindi accoglie l'invito di Simone il fariseo, il giusto, però accoglie anche l'invito della donna peccatrice. Perché vi ricordate, nei gesti, nei segni che quella donna pone nei confronti di Gesù, sto confondendo io, non abbiamo visto la donna peccatrice la settimana scorsa noi, abbiamo visto la chiamata di Pietro, Simone, volete correggere, voi fate la testa così, è il Vangelo di due domeniche fa, che noi abbiamo richiamato anche, però l'ho richiamato, sì, e infatti nel testo li abbiamo, perché vi dico la verità, non sapevo quale delle tre trattare, e oggi poi mi sono deciso con questa qui. Allora, quindi il testo dice che Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro. Chiaramente a questo fatto gli scribi e i farisei mormorano contro questa cosa. Quindi c'è un contesto ben particolare perché Gesù racconta la parabola. Gesù non parla tanto per parlare. Quindi è sempre motivato da qualcosa. Allora qui è successa una cosa particolare. Gesù, prima di tutto, è in cammino verso Gerusalemme. In questo cammino verso Gerusalemme sta parlando della salvezza. Infatti nel capitolo 14 questo annuncia. Gli scribi e i farisei erano molto attenti alla salvezza, perché per loro era importante sapere se o meno si potevano salvare. Però la cosa più importante per loro, sapete qual era? Non tanto se io mi salvo, ma se gli altri si dannano. Perché il fariseo poteva anche dire: sì, io osservo la legge e quindi osservo le pratiche esteriori, mi posso salvare per questo? Quindi poi in modo indiretto quelli che non osservano la legge, quindi se per me c'è il rischio che sono fariseo, quindi osservando la legge, se posso o meno salvarmi, quelli che non osservano sicuramente si dannano. Tenete presente, pure un poco noi molto te ragioniamo così. Io questa cosa non l'ottengo e questa cosa mi dispiace, ma soprattutto che non la devi ottenere tu. L'invidia, la gelosia, che l'altro possa ottenere ciò che io poi, quindi non godere del bene dell'altro. E Gesù, rispondendo con queste parabole, fa capire una cosa, che non lo so se tu ti salvi, ma una cosa è certa, quelli che noi consideriamo fuori, quelli si salvano. E attenzione, perché questo è importante, perché se tu fariseo che sei ligio alla legge hai il dubbio se ti salvi o meno, Gesù dicendoci che quelli che sono fuori si salvano, quello è speranza anche per te, perché se si salvano loro che sono fuori, tanto più ti salvi tu che pensi di stare dentro. Quindi la salvezza è per tutti. Quindi se è per loro, pubblicani e peccatori e prostitute, sarà anche per voi, scribi e farisei, che state facendo questo cammino. Quindi Gesù racconta questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Quindi non racconta la parabola per i peccatori, ma per quelli che si credevano giusti. Invece noi l'abbiamo ridotta la parabola per il peccatore. Noi abbiamo detto: questa è la parabola che giustifica la pecorella che si è persa. Che bello, io sono la pecorella che mi sono persa, Gesù mi viene a trovare e questo finisce bene, le rose e fiori. Tipo Heidi. Non è così. Perché il fatto che questa pecorella viene ritrovata deve dire qualcosa all'orecchio dei 99 che stanno lì rimasti nel deserto da parte. Quindi in questa realtà. Quindi immaginatevi Gesù con questi che lo stanno ascoltando, inizia a dire queste cose come quelli sull'attenti. E ripeto, non li sta accarezzando. Questo è anche bello, no? Il Vangelo molte volte noi l'abbiamo un poco annacquato, soprattutto davanti ai giovani, no? Non presentiamo loro le esigenze del Vangelo oppure della vita cristiana. E presentiamo un cristianesimo molto leggero. Ma facendo così, i giovani non ci seguono, perché non vogliono un messaggio annacquato.
al di là di quello che noi possiamo immaginare o pensare, la gente ha bisogno di un messaggio forte. È la realtà forte che scuote, è la realtà forte che poi ti viene anche la voglia di seguire. Non una cosa così anacquata che non ha senso. Chi si innamorerebbe, chi si fidanzerebbe per una cosa leggera? Chi spenderebbe la sua vita per una cosa che non vale niente? Proprio perché non vale niente, io non spenderei la mia vita. Se non vale niente, ce l'ho a portata di mano. Perché devo poi coinvolgere tutta la mia vita in questa realtà che non vale niente? Noi conosciamo, abbiamo tre parabole, però detto il testo, egli disse loro questa parabola, quindi una sola in tre parti. Lasciamo la pecorella perduta, la pecorella smarrita, la dramma perduta, andiamo su quella del figlio prodigo. Noi la chiamiamo figlio prodigo, però il testo non è il titolo originale, non è il titolo neanche giusto quella del figlio prodigo. Cercheremo poi di capire quale potrebbe essere il titolo più giusto di questa realtà. Volevo dirvi una cosa, vedete, in questa parabola noi abbiamo l'ultima parola su Dio. E in questa parabola noi abbiamo l'ultima parola sull'uomo. Questa parabola ci dice chi è Dio. E dice che Dio è un padre. Detto che Dio è un padre, a noi di Dio non interessa sapere più niente. Perché oltre questo non c'è più niente in Dio. Che noi diciamo che Dio è creatore, che Dio è Signore, che Dio è onnipotente, sono cose penultime rispetto alla realtà ultima di Dio che è Padre. Io non so questo a noi che cosa possa dire, Dio è Padre. Oppure noi lo potremmo dare per scontato, sì, Dio è Padre, lo sappiamo. Dicevamo già la volta scorsa, noi pensiamo al Padre nostro, anche prima l'abbiamo detto. Ma quali sentimenti ci sono stati in noi mentre abbiamo pregato il Padre nostro? E fateci caso, anche quando facciamo una preghiera spontanea, come ci rapportiamo a Dio? Signore, ti prego, diciamo Signore, tu che sei l'Onnipotente, ascoltami, lo chiamiamo Onnipotente. In quale preghiera ci rivolgiamo a Lui chiamandolo Padre? Sì, lo so nel Padre nostro, ma dico in quale preghiera c'è noi spontaneamente, da soli, nel nostro momento così, di bisogno, diciamo Padre. Quando noi non stiamo bene, diciamo, mamma, mamma mia, mamma, non mi sento bene, mamma. Ma mai chiamiamo il padre. E neanche a quel padre lì lo chiamiamo così. Ancora lo consideriamo troppo distante. Eppure Gesù qui ha alzato, ricordate, rivelazione, togliere il velo. Gesù qui ha tolto il velo e ha detto che Dio è padre. E se vi ricordate, quando parlavo dell'Eucaristia, abbiamo detto che la paternità di Dio è una cosa irrinunciabile per Dio. Dio non potrà mai non essere padre, altrimenti si autodistruggerebbe. E quindi se è padre, resta sempre padre. E l'altra cosa che dice questa parabola, che l'uomo chi è figlio, nient'altro, anche se drogato, anche se malvivente, anche se peccatore, anche se delinquente, è figlio. Io non sono genitore, ma chi è genitore questo capisce molto bene. Anche se mi fa arrabbiare, anche se mi fa dannare, è figlio. Apro una parentesi, anche Giuda è figlio. Anche Hitler è figlio, chiudo la parentesi. Dice il testo, un uomo aveva due figli. Noi sappiamo già chi sono questi due figli, il figlio grande e il figlio piccolo, il figlio grande che resta a casa e il figlio piccolo che se ne va, che chiede i soldi. Due figli, dice una realtà diversa, due figli che non sono uguali. Due figli quasi a indicare tutta la varietà di gamma che ci possa essere nell'essere umano, tra chi è perfetto e chi perfetto non è. Quindi pensate, tra queste due realtà, tutto il resto che c'è in mezzo.
Ora dice il testo che questo padre, lui aveva questi due figli. Questo padre, Dio, nel creare i figli, non ha creato i figli in ripetizione o in fotocopia, per cui tutti quanti sono uguali. Tutti i figli sono tutti diversi l'uno dall'altro. E questo padre ama questi due figli incondizionatamente in base a ognuno come è fatto. La diversità è Dio stesso che l'ha messa in questi due figli. Non è la diversità da parte che i figli hanno creato tra di loro. Molto altro lo diciamo, no? Io non so questo figlio da chi ha preso. Questo figlio è la pecora nera della famiglia, non piace niente dall'altro. È così. È la famiglia questa. E in questa realtà di direi anche di contrapposizione, di dualità, che si gioca tutta la storia. Ed è bello questo, sapete perché? Perché se ricordate con attenzione, in vari passi della scrittura ritornano sempre due figli, due realtà diverse. Caino e Abele. Ismaele e Isacco. Giacobbe e Esaù. Pietro e Paolo. È stupendo questo. Perché il padre ha questi due figli diversi, complementari, fanno la famiglia. Non esiste una famiglia dove un figlio sia copia dell'altro fratello. È lui che ci vuole differenti, non lo dimentichiamo. Anche in parrocchia è lui che ci vuole differenti. Perché la famiglia, non pensiamo solo, adesso ognuno pensa ai propri figli, pensa pure alla famiglia ecclesiale, pensiamo anche alla famiglia umana, è lui che ci vuole differenti. Quindi c'è anche una certa giustificazione in me che vado a messa, in quello che a messa non va, perché anche quello che non va a messa è figlio. Ripeto, anche quello che fa del male è figlio. Leggiamo nel discorso di Matteo che il Signore fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sugli giusti e sugli ingiusti. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Quanto si è detto su questa realtà del figlio piccolo che chiede a padre la parte del patrimonio? Si è scritto tantissimo. Perché gli ha chiesto questa realtà del patrimonio quando il padre è ancora vivo? Noi sappiamo che il patrimonio viene diviso quando il padre muore, e quindi l'eredità viene divisa tra i fratelli, e qui il padre è ancora vivo, eppure gli sta chiedendo di avere già in anticipo la sua parte. Forse in quella casa non sta bene, non è contento di stare in quella casa. Quante volte non siamo contenti di certe situazioni? E abbiamo il desiderio di andarcene da certe situazioni, perché qui non si respira più, in questa casa si sta troppo stretti, in questa parrocchia si sta troppo stretti, in questo gruppo si sta troppo stretti, quindi si aspira a qualcosa d'altro, il desiderio di altro, di diverso, di migliore, dove noi pensiamo che altrove sia meglio. Fateci caso, l'altrove è sempre meglio, quell'altra parrocchia è sempre meglio rispetto a questa qui. Quei figli sono sempre migliori rispetto a questi qui. Quella moglie, quel marito è sempre migliore rispetto a quello che tengo attualmente. Sto esagerando chiaramente, però sapete che poi nei ragionamenti... Quante volte, no? Anche per scherzo, se tornassi indietro. Però proviamo a ragionare, se quel tornassi indietro che diciamo con le parole, se sotto sotto non c'è al nostro cuore un pizzico di verità che stiamo dicendo, a noi stessi, non agli altri, ma a noi stessi. Oppure quando l'altro no, ma io mi aspettavo qualcosa di diverso. E quindi chiede, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Sarebbe interessante chiederci perché, chi l'ha detto che ti spetta qualcosa? E fateci caso, qui c'è una cosa molto imbarazzante, perché questo padre non dice niente. Divide, il diritto prevedeva, due terzi al figlio grande e un terzo all'altro figlio. Quindi
il padre, dice il testo, divise tra loro le sostanze, le divide tra loro, quindi dà la parte al figlio grande e questa parte la dà al figlio piccolo. E qui poi dice il testo, dopo alcuni giorni il figlio più piccolo raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e l'aspe per l'ottese. Quindi effettivamente è successo la spartizione. Il figlio piccolo ha avuto ciò che aveva chiesto e poi se ne va. Il padre non dice niente. Proviamo anche qui a pensare e immaginare, no, noi come genitori cosa avremmo fatto? Chissà, qua, figlio mio, ma che vuoi fare? Avremmo fatto, come so dire, la paternale, avremmo detto qualcosa, dice, ma ragioniamoci sopra su questo fatto. Questo padre sta amando il figlio. Molte volte si dice, no, il padre non ha amato il figlio perché l'ha lasciato andare. Non lasciarlo andare, tenesselo stretto a casa, è amore quello del genitore verso il figlio. Vedete che qui il padre sta giocando proprio grosso, perché padre preferisce che il figlio un giorno possa ritornare a lui come figlio piuttosto che averlo adesso in casa come schiavo, perché poteva anche dire no, resta qui, il figlio poteva anche restare lì, da figlio no, sarebbe stato uno schiavo in casa. Il padre tace. Non è forse questo il rischio dell'amore? Non è forse questo il vero amore? Tacere anche davanti al dolore dell'altro. L'amore noi non diciamo che è una crocifissione, e la crocifissione, lasciarsi crocifiggere, non è anche davanti all'incomprensione dell'altro, che l'altro quel gesto potrà non capirlo, potrà non comprenderlo. Amare qualche volta non è dare anche l'impressione che non ti sto amando, perché casomai sto assecondando un tuo capriccio. Nell'amare Dio gioca il rischio più grande nei confronti dell'uomo, perché amare significa lasciare libero l'uomo anche di poter sbagliare, ma non viene meno l'amore, la consapevolezza che un momento, un giorno, come succederà, si possa ricordare di quell'amore che mi ha permesso anche di dirgli di no. L'uomo è grande perché può dire di no all'amore di Dio. E questo in un modo o nell'altro penso che tutti quanti lo sperimentiamo. Davanti a questo fatto, voi dite, sapete che cosa può uscire fuori? Può sembrare anche una bestemmia. Chi ha sbagliato in questo è Dio. Perché Dio non ha saputo educare suo figlio. Quante volte noi sacerdoti lo ascoltiamo, molte volte, no? Qualche genitore, quando il figlio prende la brutta strada, si sente fallito il genitore, perché dice non sono stato in grado di educare mio figlio. Allora capite che non è questione che non sono stato in grado di educare mio figlio, non posso mettere le catene a mio figlio. Sì, sono chiamato a insegnare a mio figlio, ma soprattutto sono insegnato a dimostrargli l'amore a mio figlio. È mio figlio che poi entrerà in dialogo con quest'amore e farà le sue scelte partendo da quest'amore o confrontandosi con altri amori. Ma non sono un cattivo genitore o pure un non buon educatore perché io poi ho permesso che mio figlio andasse via di casa. Quindi Dio, che non è stato bravo nell'educare questo uomo, che non è stato bravo nell'educare il figlio perché gli ha permesso di andare via, anzi di dirgli in faccia tu per me sei morto, e qui Dio sì è morto, ma è morto proprio in quel lasciarsi macinare proprio dall'amore. Perché guardate che se l'amore non lo scriviamo nella nostra carne è solo un amore di pensiero, non è vero amore. Se l'amore non ci costa e non lo sentiamo veramente nelle piaghe, proprio in tutte le fibre del nostro essere, noi non stiamo amando. Nel Deuteronomio si legge amare il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, quindi con tutto te stesso, e amare il prossimo tuo come te stesso. Quindi se non passa questo amore, non si scrive nella tua carne, tu non senti che ti fa anche male perché ti strappa, non stiamo amando forse, stiamo ancora in una fase leggera forse di un voler bene, di un lasciarsi coinvolgere fino poi a un certo punto. Quindi vedete, sì, sembra che il figlio minore sia al centro, però è al centro ancora il genitore, il papà, che permette questo, perché intanto il figlio può andare via perché il padre
gli consente questo, come ricordate la settimana scorsa, perché Gesù ha detto prestami la barca e Pietro sale sulla barca e quindi poi avviene. Quindi c'è sempre quell'antefatto che è necessario poi dover cogliere da parte nostra in questa realtà. Provate a pensare alla scena, il figlio che esce di casa, chiude il cancello, il sospiro di sollievo. Ah, finalmente, sto fuori casa. Adesso sì che adesso lui metterà in gioco tutto se stesso. Adesso deve provare finalmente la sua libertà, finalmente è libero adesso, non c'è più papà, il vecchio rimbambito, perché altrimenti se era giovane restavo con lui, e quindi finalmente adesso il figlio se ne va. Dice il testo, poco giorni dopo il figlio raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano. Il paese lontano, dicevamo prima, no? Sempre lontano, e dove stai meglio quello lontano rispetto a quello tu dove stai? Quel lontano e quel domani che è la felicità. E tutti quanti noi desideriamo un lontano, tutti quanti noi desideriamo un domani che possa essere migliore rispetto a quello di oggi. Vedete, se da un lato questo è positivo, perché vuol dire che c'è nostalgia dentro di noi, nostalgia di questa realtà bella e buona verso la quale noi aspiriamo e speriamo, poi da un altro lato può essere anche una tentazione, che non ci fa rendere conto di quello che abbiamo sotto gli occhi. Perché vedete, lui dopo dirà, in casa di mio padre, quanti li stanno mangiando ancora. Quindi una realtà che stava sempre sotto i suoi occhi, ma non si rendeva mai conto. E così anche noi. Quindi è negativo se io ho qualcosa davanti e non mi rendo conto di quello che ho davanti. Come il figlio più grande. Alla fine il padre gli dirà, figlio, ma tutto ciò che è mio è tuo. Ma lui non ha mai visto che era suo. Non ci ha mai creduto che era suo. Capite perché dicevo, che consolazione abbiamo di Dio che è padre? Ma ci crediamo veramente che è padre tutto ciò che è suo anche nostro? Io penso di no, sinceramente. Quindi c'è una cosa sotto i tuoi occhi, ma non ti rendi conto, quindi hai nostalgia dei domani. Ed è negativo questo, perché è sotto i tuoi occhi e dovresti renderti conto. La cosa positiva è che ti fa capire la speranza di domani, che tu non sei solo queste cose, ma aspiri a qualcosa di più grande, quando sarai poi la pienezza di essere solo poi con Dio. E quindi in questo caso poi diventa una realtà positiva. Detto il testo che lui andò, raccolto le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Dove finalmente, dicevo prima, lui adesso deve dare prova della sua maturità, della sua libertà, del suo essere uomo, del suo essere padre di se stesso. Non più figlio di un padre, perché ho detto tu sei morto, non gli sei più perché io ho chiesto l'eredità, ma adesso io sono padre di me stesso, cioè colui che può decidere adesso. Quindi divento io legge morale a me stesso. Sono io adesso che posso decidere ciò che è bene e ciò che è male e faccio quel che voglio. Abbiamo sentito che cosa fa questo figlio, vivendo in modo da dissoluto. Sperperò tutti i suoi averi, vivendo in modo da dissoluto. Quindi qual era quel desiderio di libertà? Fare quello che vuole. E noi qui ci chiediamo, libertà è fare ciò che uno vuole? O libertà piuttosto è saper discernere ciò che è bene e ciò che è male? O è libertà dire anche no davanti a certe situazioni? Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Fateci caso. Quando abbiamo tutto, tutti ci cercano. Quando non abbiamo più niente, nessuno più ci cerca. Quando io produco, il mondo mi cerca. Quando sono attivo, il mondo mi cerca. Quando io non posso più produrre, vengo messo da parte. Papa Francesco su questo ci richiama molto quando parla di scarto. E fateci caso, gli anziani che non producono più, li mettiamo nella casa di riposo. L'uomo arrivato a una certa età va in pensione, per chi riesce ad andare in pensione, ma anche quando prima finisce di lavorare e non riesce a portare un lavoro, è messo da parte, non ha più nessuna considerazione. Ha finito tutto, ha sperperato tutti i suoi averi, non ha più niente, nessuno più lo calcola.
siccome il figlio più grande dopo dirà questo tuo figlio che ha sperperato i saperi con le prostitute, quindi vuol dire che attorno a lui c'era la gente prima, quando aveva i soldi. A un certo punto finisce i soldi, la gente scompare. E così sulla nostra scena. A un certo punto scompare tutto intorno a noi. E quindi erano i soldi che facevano comparire gli altri intorno a noi. O il prestigio che pensavamo di aver acquistato. E dice che il figlio si mette alla dipendenza di un padrone perché va a lavorare e guardare i porci. Da figlio diventa schiavo. Voleva essere libero, diventa schiavo. Va alle dipendenze di qualcuno. Essere alle dipendenze, lo sapete, che significa? Che io dipendo da un altro. Quindi questo figlio adesso, che non è più figlio perché diventa schiavo, dipende da qualcun altro. E addirittura in questo dipendere da un altro, in questo paese lontano, che gli regala che cosa? Solo catene gli regala questo paese lontano. Addirittura non può neanche mangiare. E attenzione, perché dice qui il testo, nel guardare i porci, sapete, i porci erano gli animali più impuri che c'erano nella Sacra Scrittura. E quindi nel guardare questi porci voleva mangiare le carrube, ma nessuno gliene dava. Poteva prendere lui le carrube da terra. Avete mai visto qualche volta qualche scena, no? Quando qualcuno si arrabbia, soprattutto in televisione, no? Quando il marito e moglie si arrabbiano e la moglie che prepara da mangiare, qualche volta si è visto in scena, succede così, piglia il piatto e lo butta sulla tavola. Questa è la scena qui, buttavano le carrube ai porci. Il senso che quello di dire non è semplicemente di mangiare qualcosa per riempire la pancia, ma mangiare come senso da dare alla tua vita, perché noi a tavola quando mangiamo non è che abbassiamo gli occhi, anche se purtroppo oggi così sta succedendo, soprattutto con i giovani. L'altro giorno sono stato in pizzeria e c'era una famiglia, penso che era una famiglia, padre e madre e il bambino. Il bambino mangiava così perché teneva il telefono davanti e mangiava così, guardando il cellulare davanti, senza neanche guardare i genitori. Allora qui nessuno gliene dava, cioè nessuno entrava più in comunione con lui. Nessuno dava più un senso alla sua vita, perché quel mangiare non è semplicemente riempi la pancia, ma io mamma, io papà, oppure io genitore, noi ci stiamo comunicando un senso alla nostra vita attraverso questo mangiare. E questo mangiare nessuno glielo dava più, glielo gettavano davanti, ma lui non aveva bisogno di questo, voleva ritrovare un senso alla sua vita. E nessuno gliene dava. È terribile. Papa Francesco pure lui ci richiama su questo, no? Quando facciamo la carità non si tratta di dare la moneta al povero, si tratta di entrare in relazione con il povero. Diceva lui, non lasciamo cadere la moneta, sfioriamo la mano, diamo la mano al povero, mettiamolo in condizione di stabilire una relazione, cioè tu per me esisti, non sei una persona qua fuori che mi dà fastidio, non camo le dita e ti tolgo davanti ai piedi, tieni, mangia. Neanche agli animali diciamo mangia, chi ha il cane o il gatto così prepara, poi vieni e lo fa venire vicino, oppure va lui e glielo mette lì in una ciotola. Aspettava qualcuno, ma nessuno ci va per entrare in questa relazione. Se c'è una vocazione alla quale noi cristiani non dovremmo disattendere è proprio questo, la dignità umana. Non dovremmo mai permettere, per quanto c'è possibile, che la dignità di una persona venga calpestata ad essere ridotta come quella dei porci. E fateci caso, proprio in quei regimi nei quali noi viviamo, dove si fa più attenzione all'uomo affinché possa vivere con un benessere economico, la dignità dell'uomo è quella più calpestata. E lo stiamo vedendo con il fenomeno di questi fratelli che arrivano, di chi li vuole, di chi non li vuole, là no perché siamo già chiusi, qua così, non entriamo però in questo discorso, però dobbiamo lasciarci provocare poi da questo. Allora rientrò in sé e disse, quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Il ricordo, la memoria. Vi ricordate l'Eucaristia? Celebrerete questa festa come un memoriale perenne, perché se non c'è la memoria non c'è niente. È la memoria in questo ragazzo, il ricordare, il riportare nel cuore. Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza. Di questo si ricorda, che a casa di suo padre il pane lì sulla tavola veniva gettato, tanto che ce n'era. Tutti i salariati, quelli che guardavano i porci sulla tavola, quindi in comunione c'era il pane per loro. E io qui muoio di fame.
Attenzione, perché qui adesso dice una cosa, dice il testo: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. E noi diciamo che qui il ragazzo si converte, ma non è vero, il ragazzo qui non si converte, perché che cosa spinge questo ragazzo a tornare a casa? La fame. Cioè il ragazzo qua dice: o muoio oppure faccio la faccia tosta e torno a casa, perché l'unico luogo è casa di mio padre. Vedete, era andato via di casa, dove quella casa era per lui morte, adesso capisce che l'unico posto dove può vivere è la casa, quella casa che lui aveva abbandonato. Quindi non è spinto dall'amore verso il padre o dal fatto che ha capito di aver sbagliato. Il ragazzo qui non ha capito di aver sbagliato. Il ragazzo qui ha capito che deve vivere, e per vivere deve ritornare a mangiare. E se deve tornare a mangiare, deve tornare a casa di suo padre. Però, da intelligente o da furbo, dice: io, siccome gli ho chiesto i soldi, la parte di eredità, quindi gli ho detto che sei morto, la relazione tra me e lui è finita. Quindi io non posso tornare a casa presentandomi come figlio, perché gli ho detto: tu, io non sono più tuo figlio, perché tu non sei più mio padre. Quindi dice: tornerò e gli dirò: trattami come uno dei tuoi salariati, trattami come uno dei tuoi servi. Cioè, già che io sono servo qui a guardare i porci, vado a fare il servo lì a casa, come servo però. Quindi la consapevolezza del ragazzo di poter tornare a casa come servo, non come figlio. Dice: ma questo è negativo. Guardate, se già ci fosse questo passaggio, sarebbe già una cosa positiva nella nostra vita. Piuttosto che restare lì a piangermi addosso, ma ritornare a casa e fare il servo a casa, già questa sarebbe una cosa positiva. Si alzò e tornò, quindi ha preso una decisione, dà seguito a questa decisione, quindi si alza e torna a casa. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Una volta stavo celebrando con i bambini e un bambino disse: com'è possibile che il padre quel giorno stava lì sulla finestra? E ho cercato di far capire al bambino, ma l'ho capito tutto io, che quel giorno lì non stava quel giorno alla finestra, è stato sempre a quella finestra. E vedete, penso che questo sia il passaggio più bello. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. A casa mia, io vivo solo con mamma, e allora c'è l'ingresso, poi c'è la cucina, c'è il disimpegno, e poi sono le camere da letto, la sua e la mia. Quando io metto la chiave, a parte che lo sa che sono solo io, giustamente, però quando sente il rumore della chiave così, lei riposa tranquilla. Finalmente è arrivato. Chi tiene i figli, escono il sabato sera che si fa più tardi, chi dorme? La mamma non dorme, soprattutto con le notizie che sentiamo in televisione. Ma appena sente questa accende luce così, finalmente si dorme tranquilli. Quindi pensatevi, questo padre affacciato là sopra da quel giorno di quando il figlio se n'era andato. Mai smesso di allontanarsi là sopra. Ho trovato un commento che dice così, che il padre quel giorno, da quando il figlio se ne andò, restò impietrito sulla terrazza nell'attesa del figlio. Non la leggiamo come una bella parabola, perché noi, se ragioniamo al di fuori della parabola, diciamo: ma sto padre come scemo, cioè lui ha voluto, ha fatto questo, che è rimasto a fare tutto quel giorno là sopra? Se sono padre lo capisco, se sono un padrigno non lo capisco. Lo vide, dice il testo, era ancora lontano, lo vide, ma era lontano. Che ha visto? Un'ombra. E parla il cuore, ti parla il cuore. Lo vide, ebbe compassione. Si ricorda quando facemmo il ritiro, vi ricordate, parlava la compassione, la cosa di viscere materra, amim, questo è il testo qui sta dicendo. Quindi lo vide, ebbe compassione, qui il padre si è smosso, qui qualcosa,
E dice quell'autore che parlava, che resta impietrito là sopra, nel vederlo, quelle compassioni gli hanno smosso poi le gambe, gli hanno sciolto la paralisi. Commosse gli corse incontro. Attenzione, il figlio se n'era andato, ma lui gli corre incontro. Va bene, hai sbagliato, io sto qui, quando vuoi ti aspetto a casa. Quante volte noi assumiamo queste posizioni? Va bene, se viene da me io lo perdono, lo accolgo, ma lui da me però deve venire. Gli corsi incontro. Non lo dimentichiamo mai, la dinamica è sempre così, è lui che viene e noi che andiamo. È sempre a metà strada. Ed è bello perché nel momento in cui ci mettiamo incontro, ci rendiamo conto che lui si è messo incontro già verso di noi, anzi, sta correndo verso di noi. Gli corsi incontro, gli si getta al collo e lo bacia. Che padre è questo? Questo è quel padre che noi diciamo padre nostro, questo è. Quando noi diciamo padre nostro, questo noi dovremmo avere davanti ai nostri occhi, questo padre che corre incontro. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno. Ripete quello che avevi detto prima. Provate a immaginare, no, quando noi dobbiamo andare da qualcuno e ci ripetiamo quello che gli dobbiamo dire per non dimenticarcelo. Quindi lui durante la strada, chissà quante volte ha detto, no, mo gli dirò padre, e quindi cammina e si ripete dentro di sé questa frase. E gliela dice. Attenzione però, manca una cosa, se ci avete fatto caso. Perché il figlio qui dice davanti al padre, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse, che frase manca? Il padre non gli fa dire trattami come uno dei tuoi servi, lo blocca. Al padre non interessa la filastrocca che tu hai imparato da dirmi. Al padre sapete che cosa interessa? Che il figlio arrivato lui gli dica padre. In quel padre, anche se abbiamo visto non è ancora perfetta la conversione di questo ragazzo, in quel padre il padre riconosce dei brandelli ancora di fragilità, di purezza di questo figlio e lì lo bacia. Il padre non è che vuole sminuire la mancanza del figlio, perché ho peccato contro il cielo davanti a te, è vero, hai peccato, hai sbagliato nel chiedermi questa cosa, ma il padre disse ai servi, presto, la confessione d'accordo, stai qui, hai riconosciuto, stai qui, non è la lista, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, non mi ricordo che altro ho fatto, vabbè, poi tutti quelli che non mi ricordo poi il Signore me li perdona, non è la lista della spesa, è la consapevolezza di qualcosa che è successo nella tua vita. Presto, portate qui il vestito più bello, è quasi come se al padre a un certo punto non gli interessasse neanche quello che lui sta dicendo. Sapete cosa interessa al padre? Che il figlio è tornato. Che tu mi vuoi dire quello che hai fatto. Va bene, forse ci ragioneremo sopra in un altro momento. Insieme forse prenderemo consapevolezza, insieme, ci aiuteremo insieme. Adesso è importante che tu sei ritornato. E vedete in questo ritornare che cosa fa il padre? Presto, portate qui il vestito più bello e fate... Non dice un vestito, quello più bello. Non dice prendete un animale, il vitello grasso, l'anello, i calzari ai piedi. Sono i segni della dignità. In pratica è come se il padre lo rimettesse di nuovo nel patrimonio familiare, ristabilendolo in quella condizione che lui aveva perso. Quindi c'è un'azione che fa l'uomo e che può fare l'uomo solo. C'è un'azione che fa Dio, che può fare solo Dio, quella di ristabilirti in quella condizione che tu avevi perso. Lo può fare solo Lui, non lo possiamo fare noi. Noi però possiamo ritornare a Lui affinché Lui possa fare questo ristabilirci in questa realtà. Calzari ai piedi. Senza calzari stavano gli schiavi, quindi calzare. L'anello è il sigillo della famiglia, quindi diremmo noi l'assegno, il libretto degli assegni, il padre gli dà il libretto degli assegni, il vestito, la dignità del figlio, non la tunica che si deve mettere lo schiavo. Facciamo festa.
Il motivo perché? Perché era morto ed è tornato in vita. Quindi questo è il motivo, è solo questo, perché era morto ed è tornato in vita. Non c'è un'altra giustificazione, non c'è un altro motivo. Il motivo è che era morto ed è tornato in vita. E dice il testo, cominciarono a far festa. Quindi si è fatta la festa, si fa la festa. Ora noi possiamo chiederci, questo figlio partecipando a questa festa, che consapevolezza ha della festa? Non lo sappiamo. Vi ha partecipato sapendo quello che stava facendo? Ne era consapevole? O semplicemente si è trovato lì in mezzo così? Guardate, se la parabola finiva qui era una bella parabola, però la parabola non finisce qui perché c'è un seguito, che purtroppo il seguito di Gesù rovina un poco la digestione. E dice, vi ricordate, detto la parabola per alcuni che presumevano di essere giusti. Il figlio maggiore si trovava nei campi, è chiaro, era il figlio perfetto, stava lavorando, quindi stava nei campi, non poteva stare altrove, era quello là che è sempre ligio, quindi stava nei campi e quindi stava facendo la sua parte. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Vedete, non entra neanche in casa. Immaginatevi, no, sta arrivando e sente la musica. E che è successo? Il figlio più piccolo non c'è. Il padre, chiaramente il padre, dice, sta festa all'improvviso, io sto nei campi, tutta più la festa deve essere per me, però sto fuori, avrebbero aspettato me prima di fare la festa. Quindi c'è qualcosa che non va. Chiama i servi per farsi dire che succede tutto questo. Fateci caso, pure noi qualche volta, anziché entrare subito nella situazione, lei, ma fammi capire, che sta succedendo lì? Eventualmente, se ci conviene andiamo, se non ci conviene restiamo dove stiamo. Quello gli rispose, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché l'aveva avuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Due fratelli diversi, abbiamo detto prima. Io non so quale dei due sia migliore. Chi è più bravo dei due? Chi è più buono dei due? Chi dei due ama di più? Peccato che non c'è un terzo fratello, perché avremmo fatto veramente, poi avremmo potuto poi vedere dove stava quella cosa buona. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Il padre era uscito per il figlio piccolo e adesso il padre esce di nuovo. Chi non si gode la festa è il padre, questo è certo. Non sappiamo se loro capiscono, ma il padre non gode la festa, perché mentre prepara, poi arriva ed è uscito. E vedete, questo padre è padre del figlio piccolo, ma è padre pure del figlio grande. Quindi ha pazienza verso il figlio piccolo, gli ha pazienza pure verso il figlio grande. È padre dei pubblicani e peccatori, ed è padre pure degli scribi e farisei. È padre del figlio piccolo, è padre pure del figlio grande. È padre del figlio perfetto, ed è padre pure del figlio scapestrato. Il guaio di questo padre è uno solo, che è padre. Questo è il guaio suo. Ma lui vuole essere padre. Non vuole essere una divinità, vuole essere padre. Allora che fa? Vedete, uscì a pregarlo. Ricordate la settimana scorsa con Simone, Gesù pregò Simone che gli mettesse a disposizione una... Qui il padre esce a pregare il figlio. Suo padre uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni, terribile, un figlio che dice vicino al padre io ti servo. Questo figlio che cosa ha capito del rapporto con il padre? Se dice io ti servo da tanti anni, come si è concepito lui? Come uno schiavo. Allora vedete, attenzione, si può restare in casa e stare fuori come il figlio piccolo. Il figlio piccolo ha avuto il coraggio di andarsene, il figlio grande è rimasto dentro, ma forse in casa non c'è mai stato. Ricordate Simone la volta scorsa, offre a Gesù la casa, ma non gli offre il cuore. Io ti servo da tanti anni e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Capite qual è il rapporto con il padre? Il rapporto di calcolo. Un rapporto io ho fatto e tu non mi hai dato. Quante volte anche davanti a Dio noi non scioriniamo tutto quello che abbiamo fatto.
Signore, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, e che cosa me ne viene alla fine? Pure una malattia, pure una sofferenza, pure delle incomprensioni, dopo aver fatto tutto quello che ho fatto. Ma ora che questo tuo figlio, quante volte in casa, no? Tuo figlio, vedi che ha combinato tuo figlio, mio figlio, non è mai nostro figlio. Poi quanta cosa è buona, hai visto mio figlio che ha fatto di bello? Capite questo figlio che cosa dice? Dice vicino al padre, questo tuo figlio, non dice mio fratello. Il figlio maggiore non lo riconosce fratello. Questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze, le prostitute, per lui è ammazzato il vitello grasso. Ecco che cosa gli condanna il figlio maggiore. Quasi a dire, benissimo, è tornato, ti ha chiesto di fare lo schiavo, trattalo come schiavo. Ma tu addirittura che fai? Fai pure ammazzi il vitello grasso, quello della festa, per lui. E che garanzia ti sta dando questo figlio che è tornato, se tu addirittura gli fai la festa? Allora, fa sì che ti dia prova di aver capito. Fa sì che tu possa cogliere che è cambiato. Se è cambiato, sì, accogliamolo, se è cambiato. Ma se non è cambiato e non ci dà prova di un cambiamento, per lui è ammazzato il vitello grasso. Guardate, prima dicevo, chi si salva? Io non mi salvo, non lo so, ma se ne salva neanche gli altri però. Gesù dice questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Gli rispose il padre, figlio. A quella ha detto figlio, a questo dice figlio. Tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Ricordate, ha detto prima che ha diviso le sostanze, quindi gliel'ha date al figlio le sostanze. Quindi ciò che era suo è del figlio. Però quello che vi dicevo prima, il figlio ha avuto mai questa consapevolezza di avere le cose del padre? Noi abbiamo mai questa consapevolezza che le cose del Padre sono anche nostre? Tutto ciò che è di Dio, Dio l'ha dato anche a noi. Quando noi diciamo Padre mio, Padre nostro, che cosa questo significa? Perché se effettivamente a casa ho papà, allora io lo so che tutto quello che sta a casa è pure mio. Lo so. Anzi, a un certo punto cercherò anche di difenderlo, ciò che è mio. Cercherò di aumentare affinché possa godere anche di più dopo. Investirò. Però è mio, tutto ciò che è mio è tuo, e tu di questo non l'hai mai capito. Perché hai vissuto come se questa realtà tu non l'avessi mai percepita come tua? Perché nonostante i nostri anni, le nostre catechesi, le nostre celebrazioni, le nostre preghiere, i nostri incontri, ancora continuiamo a percepire come un padre, Dio come un padre a cui dobbiamo ancora lavorare come servi e non come figli? Perché non riusciamo ancora a cogliere veramente questa paternità di Dio che ci viene incontro, che vuole far festa? Tu non mi hai mai chiesto un capretto, ma non me lo dovevi chiedere, perché Davide pigliava il capretto. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto e nato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Allora in pratica il padre qui sta dicendo al figlio, è della risposta al versetto iniziale, guarda che questa festa a questo figlio tuo, a questo tuo fratello scapestrato, come dici tu, che non dà nessuna garanzia di ravvedimento, per te diventa un motivo di certezza e di sicurezza, perché se ho trattato così lui, tanto più tratterò te. Perché se lui, che come dici tu, è quello che è, e io gli sto facendo festa, non farò altrettanto festa per te, che sei sempre qui in casa. Questo è il Vangelo. Non c'è una conversione previa che viene richiesta, e la misericordia, l'atto d'amore che Dio riversa all'uomo, non è motivato, condizionato da niente. Non è facile entrare in questa logica. Perché entrare in questa logica significa partecipare a questa festa e diventare segni poi di questa festa. La parabola resta aperta perché non dice se il figlio è entrato o non è entrato. E quindi
chi è che deve chiudere questa parabola? Ognuno di noi la deve chiudere. Ognuno di noi è chiamato a chiudere questa parabola. Se partecipare a questa festa o restarne fuori. Se restare scandalizzati da questo agire di Dio o non semplicemente solo sentirsi contenti perché va bene, sono il figlio prodigo e quindi sbaglio, poi ritorno e lui mi perdona, sì, ma attenzione a non diventare io a mia volta fariseo peggio di questi farisei, perché potrei correre questo rischio di condannare, mentre so di essere salvato, di condannare quelli che stanno avendo salvezza. Ernesto non c'è, quello ci scuoteva, ci provocava. Io riflettivo. Sì. Aspetta, io provo. Nel senso che lui non si aspettava nemmeno di essere perdonato una volta tornato al padre. E questo è secondo me un aspetto molto importante. Anche
non segue, c'è la voce che non segue. Sì, che questo figlio che poi è andato via e poi è ritornato. L'ultima cosa che si aspettasse è che il padre lo accogliesse con una festa e addirittura lo perdonasse. Tant'è bene che poi si è ripromesso durante la strada pur di dire fatemi come l'ultimo dei tuoi servi, e perché io non merito di essere trattato più come tu. Il fatto che poi, diciamo, il padre l'abbia perdonato a prescindere da tutto il resto, e quindi è andato al di là, diciamo, dell'aspetto, diciamo, materiale, perché lui dice avevo perso un figlio e adesso ce l'ho, dico, quindi è andato al di là di questa cosa. Il figlio che poi è tornato l'ha ben interpretato questa cosa, o si è sentito sempre, diciamo, come dicevi, il testo non ci autorizza a interpretare qualcosa se il figlio abbia o meno capito fin dove è arrivato l'amore del padre verso di lui. Forse a Gesù non neanche interessa farci sapere questo, perché altrimenti significherebbe che poi si resta condizionati sempre nel rapporto dall'amore che colgo di Dio, se io lo accolgo meno. Vedremo con Zaccheo la prossima volta che Zaccheo, davanti all'accoglienza che riceve da Gesù, Zaccheo dirà una risposta. Ma non era impossibile essere perdonato. Non ha capito Giuda che poteva essere perdonato. Sì, aspettavamo te veramente. No, un po' leggendo, sto leggendo pian piano però, perché purtroppo non sono venuto a Roma dal Papa. Non so se tu sei andato. No. Comunque, in una delle sue riflessioni, meditazioni, dice una cosa bellissima che io non ci avevo mai pensato. Una cosa talmente banale che uno non ci pensa, però secondo me di un significato profondo. Quando arriva il figlio prodigo, tutto sporco, seminudo perché, diciamo, tutto strappato, eccetera, eccetera, quando il papà lo abbraccia, dice... Presto, prendete l'anello, prendete il vestito, così. E il Papa fa notare una cosa. Non ha detto vicino al figlio, vatti a lavare, poi ti metti il vestito. Cioè gli ha messo il vestito sporco, che lui stava sporco. Lui, su questa espressione bellissima, che abbiamo detto anche così al ritiro con i giovani, la vergognosa dignità. Ah, una cosa di bellissimo, sinceramente. Veramente, se potete scaricare... queste catechesi per i sacerdoti, e poi fa anche un esempio, vabbè, fa l'esempio il fatto di quando uno peccatore durante la messa va lì, si inginocchia davanti a un sacerdote ministro di Dio, si rialza pentito, si rialza dopo l'assoluzione, sente ancora nella memoria il suo peccato, ma è perdonato e si ritrova rivestito in questa festa che è la Santa Messa. E la mia domanda è questa. Quello che disse Sant'Agostino alla fin fine, correggetemi se sbaglio, Sant'Agostino diceva, felice colpa che ha meritato così tanto perdono. Però sembra un po' così, dico, è molto bello il fatto di sentirsi amati, nonostante noi sappiamo che pentiti del peccato che abbiamo fatto, ma abbiamo ancora la sensazione di essere ancora, sensazione, attenzione, di essere ancora sporchi, e questo Dio ti abbraccia e ti riveste. È bello perché tu riesci poi a comprendere l'altro. È così? Perché il fatto di sentirsi puliti, un po' i farisei, no? E dire io sicuramente non mi sporcherò più, questo allontana e non fa capire. Sembra quasi che poi questo essere puliti ti rende in condizione di dire io adesso sono migliore dell'altro, almeno per quanto mi riguarda. È un processo della fase di conversione di ogni persona e della mia, parlo della mia. C'è stata una fase della conversione dove mi sono sentito un grande peccatore, perché lo ero,
amato da Dio, recuperato. Però a un certo punto poi che cosa succede? Quasi adesso non ti metti più di fronte a Dio con il capo chino, in una parte, ma dato che ti senti pulito, ti metti a fianco a Dio per giudicare Dio. Cosa ne pensi? È quello che dicevo alla fine, no? Attenzione a non poi diventare farisei dei farisei. Infatti poter essere... I fans. Perché effettivamente il rischio è proprio questo, di considerarmi a un certo punto impeccabile e quindi di quella presunzione poi di chi nei confronti poi degli altri. Allora, la consapevolezza è che effettivamente quell'abito bianco, l'abito della festa ci viene dato. Di quanta consapevolezza io possa prendere di quest'abito, quello poi sarà la nostra vita. Più vero sarà stato il rapporto che ho vissuto veramente di questo abbraccio che mi è stato dato, allora più poi la mia consapevolezza diventerà vera e si aprirà inevitabilmente anche nei confronti degli altri. Ma nel momento in cui la mia consapevolezza non si apre nei confronti degli altri, il Vangelo di Domenica, il brano che meditammo la settimana scorsa, quando Gesù racconta la parabola, i due creditori, i due debitori, uno 500 e l'altro 50, chi lo amerà di più? Quello, suppongo, a cui è stato condonato di più. Quindi che ha consapevolezza veramente? Settimana scorsa. No. Settimana scorsa. Simone con... Sì, hai ragione. Sì. E quindi infatti la consapevolezza di quando mi è stato, cioè se io avevo bisogno poi di ricevere perdono, quindi se io effettivamente so di essere peccatore, quindi che tutto è grazie, questa misericordia mi è stata usata, allora io mi ritroverò in questa misericordia che continuamente mi viene elargita, perché la misericordia non è un atto puntuale, non è che io mi sono convertito, dice qualche volta, no, io 15 anni fa mi sono convertito. Ma la conversione non è 15 anni fa, io cammino in questa conversione, quindi 15 anni fa sono stato convertito, è stato il momento iniziale in cui ho iniziato questo mi alzerò e tornerò a casa di mio padre, poi ogni giorno c'è stato un passo verso questo ritornare a casa di mio padre, perché se a distanza di 15 anni, sotto alle quali 15 anni fa, non ho capito niente, è come chi dice, no, dice io amo mia moglie come il primo giorno che ci siamo incontrati, allora non hai capito niente nella vita, perché se dopo 25 anni l'ami come il primo giorno non è successo niente. Perché in questi 25 anni, chissà quante cose sono successe, e nonostante tutto la continui ad amare, allora sì che è quell'amore in più, perché c'è la consapevolezza proprio di quello che è successo e di punto della tua vita, è donata perché capisce che poi ti è stata donata. Perché viene premiato chi si comporta male. Perché chi si... chi si... Perché chi si comporta bene, la ricompensa al bene è il bene che fa. Oggi, grazie a voi, mi sono schiarito quello. Quindi il bene di chi fa il bene, quella è già la ricompensa al bene che sta facendo, il bene stesso che lui sta facendo. E allo stesso tempo la consapevolezza di chi si comporta male e viene premiato diventa una consapevolezza di me, che non significa, allora mi sbaglio pure io. Non significa quello. Beh, ringraziamo il Signore. Sì. Sì, si parla il microfono. E quindi non si sono Madrid, a caccia. Anche questo è un segno. Questa è una forma di amore. Sono le ultime vicende, l'hanno proprio impegnato. Sì, però la bellezza è che i fratelli mi perdonano, quindi quando faccio le cose. Tu l'hai detto che mi perdonavi, che buono. No, mi sto preoccupando perché ho fatto la stessa riflessione di Don Ernesto. Mi sto preoccupando, però la volevo leggere al contrario, visto che no, sto scherzando, la gente sono arrivata a fare, però la volevo leggere al contrario, perché nella piccola realtà della comunità,
Che succede? Che tanto più si tende a giudicare l'altro, quando io mi reputo, ecco, come il primo figlio, il figlio maggiore, dice faccio tutto bene, tu fai tardi, fai che il non vieni a fare questo, non vieni, non partecipi, anche nella comunità grande, quindi lo succede. Allora, quando si piglia il ravvedimento, pigliando poco spunto a quello che diceva Don Ernesto, quando io poi sbaglio, allora dico c'è qualcosa che non va, però con lo stesso orgoglio che dico l'altro non può sbagliare, io mi condanno da solo. Può essere questa condanna che dico, allora io non sono degno di tornare più e di stare nella comunità come fratelli, insieme ai fratelli. Quindi questo è uno dei rischi e volevo capire come superare questo qui. L'altro invece, nel momento in cui con la grazia di Dio mi riconosco peccatore e inizio un percorso, ecco, mi alzo come ha fatto il figlio minore, il figlio prodigo, e inizio questo percorso, perché io penso che lui si ravvede per tornare dal padre, inizia questo, qualcosa sente di spirituale, mentre lei lo tendeva a fare materiale, io dalla mia materialità di vita vissuta lo porto a quello spirituale, al contrario, e quindi dico, lui comunque ha avvertito, dice io torno, ma poi mangiamo, perché le gare torno, e io lo vedo nella penitenziale, giusto come diceva pure Don Ernesto. Però qual è il rischio poi nostro di sentirci sempre salariati, perché nel momento in cui sono tornato, mio padre mi perdona, la mia presa di coscienza è di non rimanere sempre salariato e quindi non essere più fratello e condividere con gli altri. Quanto è questo rischio grande? Cioè può essere grande questo rischio? Non so se mi sono espresso bene. Cioè il rischio che si può trovare attraverso la confessione che non mi sento accolto perché sono io stesso che mi condanno e non mi sento partecipe della grazia di Dio. Se non mi sento accolto e io stesso continuo a condannarmi, vuol dire che effettivamente sono ancora padre di me stesso. Quindi allora questa paternità di Dio non ci sto credendo più di tanto. Perché noi, mettiamocelo bene in testa, noi ancora siamo pure noi in quella mentalità di meritarci qualcosa. Perché noi siamo disposti a fare penitenza, siamo disposti a fare preghiere, siamo disposti a fare veglie, così, ma che poi questo mi dà quindi la certezza poi di poter essere perdonato. Quello che a noi fa difficoltà è che il perdono è gratuito, è gratis, questo è quello che ci fa difficoltà. Però se nella nostra mente non entra questo, noi stiamo, il Vangelo non l'abbiamo ancora accolto, perché il Vangelo con l'atto supremo che poi è la croce di Gesù Cristo, l'atto di misericordia ultimo, è lì questo ci viene detto, che noi non abbiamo nessuna possibilità di poter pareggiare quei conti. Quindi io davanti a questa realtà di misericordia posso solo mettermi sotto ed essere immerso da questa misericordia. Che cosa mi blocca, che cosa mi fa d'ostacolo? È proprio questo fatto che, parliamo a livello umano, no? Dici, ma io mo ho sbagliato con te, ma con che faccia vado dall'arcangelo? Dopo tanto bene che lui mi ha voluto, mi ha fatto pure dei regali, mo mi presenta a lui che ho sbagliato proprio di grosso, ho sbagliato, e quindi tendo a non andarci. Oppure voglio andarci, però gli devo chiedere scusa. Quindi nel chiedere scusa è come se io mi legittimassi, quindi io non sto credendo effettivamente all'amore libero di Arcangelo nei miei confronti. Devo credere veramente, perché questo è all'amore libero e incondizionato che Dio ha nei miei confronti. Sia che gli chiedo perdono, sia che perdono non glielo chiedo. E chiedere perdono poi può essere una conseguenza della consapevolezza di questo. Zaccheo dirà, io do la metà dei miei beni ai poveri, ma nessuno gliel'ha chiesto. Un attimo solo. C'è sul vostro foglietto anche, vedete alla fine, vedendo ciò tutti mormoravano, no, versetto 5. Gesù alzò lo sguardo e gli disse, Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scesi in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano, entrate in casa di un peccatore. Ma Zaccheo alzato si disse al Signore, ecco Signore, io do la metà di ciò che possiede ai poveri e se ho rubato qualcuno lo restituisco quattro volte tanto. Ma Gesù questo non gliel'ha chiesto. È lui che ha voluto fare questo gesto. Gesù non gliel'ha chiesto. Quindi Zaccheo ha percepito una cosa, ha percepito di quanto amore gli è stato donato. Di questo amore che ha ricevuto così, è stato così tanto, che lui a un certo punto capisce di dover fare qualcosa. Come la donna peccatrice, nel Vangelo che avete ascoltato la messa due domeniche fa,
lei quei gesti che fa perché ha capito di quanto amore è stata amata. E quindi lei corrisponde all'amore che ha ricevuto in quei gesti. Quindi sono, è la mia vita risposta a quell'amore che ho ricevuto. Sì, perché io ripeto, noi siamo ancora sul versante del dover meritare. Quindi se stiamo a dover meritare, siamo a dover meritare, la croce di Cristo è vanificata. San Paolo nella lettera ai Romani lo dice. Semi pelagiani. Noi siamo stati scelti amati per grazia, e se lo è per grazia, non lo è per le opere, altrimenti la grazia non sarebbe grazia. Romani al capitolo 11. E qui io apro, però non lo tocchiamo, lo apro e lo chiudo. Nella parabola precedente di Luca sempre 15, quando parla della pecorella smarrita, lì attenzione, perché lì non dice che la pecora si è smarrita, dice il padrone, il pastore ha perso una pecora. Quindi è il pastore che ha perso la pecora, non è la pecora che si è smarrita. E dice che il pastore tanto fa che trova la pecora. Quindi fin quando quella pecora non l'ha ritrovata, il pastore non si ferma nella ricerca per una pecora. Ora la provocazione è questa qui. Se è una pecora che si perde, lui va alla ricerca di quella pecora. Quella sola pecora che si è smarrita, lui non trova pace finché quella sola pecora smarrita non la ritrova. E la domanda adesso qui è una, ma non dobbiamo rispondere. Giuda, si è perso o non si è perso? Non rispondiamo, per favore. Non rispondiamo. Come è successo? Come dice il Vangelo, così chiaro, lì abbiamo proprio la risposta, perché quel ladrone, quello che noi chiamiamo il buon ladrone, che poi non sta scritto buon ladrone sulla scrittura, il buon ladrone non dà nessuna prova di ravvedimento, se non dire semplicemente: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Quindi riconosce in Gesù, perché dice: questo non ha fatto niente di male, noi invece sì, per le nostre azioni. Ah? Sì, però quello che lui dà, il ladrone, lui non dice: Signore, io non lo farò più. Sia perché sta morendo, ma perché effettivamente non chiede perdono di nulla. Semplicemente dice: Signore, ricordami nel tuo regno. Però voglio dire, il ladrone non è che sta dando prova che lui la sua vita cambierà. Come figlio prodigo, esatto. Quindi non abbiamo. Quindi vedete che in queste scene, come anche con la peccatrice, vai, non peccare più. Poi ha peccato o non ha peccato, non lo sappiamo. Vai in pace, finisce lì. Dell'errore che ha fatto, lo riconosce in quanto va alla sorgente di quello che ne sa, perché io penso, Don Maurizio, al di là della, perché come si dice, perché è vero, noi facciamo il peccato, non siamo il nostro peccato, cioè alla sorgente l'uomo viene dalle mani di Dio, l'anima è qualcosa che viene da Dio, e quando entra in se stesso, Sant'Agostino riconosce la bellezza che lui è, la verità che c'è, che è Dio. Ecco perciò il errore, dice sopra la croce: noi siamo stati giustamente condannati, lui è innocente, perché fa verità in se stesso. Noi iniziamo la messa, non lo dimentichiamo mai, iniziamo la messa dicendo: confesso perché sono peccatore. Quindi noi cristiani siamo peccatori salvati. È l'atto di misericordia. È
Esatto, quindi vuol dire, quindi non è che ci consideriamo santi o impeccabili, no, altrimenti non avremmo l'Eucaristia come abbiamo visto poi durante negli anni passati. Quindi effettivamente io ho consapevolezza però di essere salvato, e salvato non per miei meriti, ma per pura grazia. Diceva Pascal, per riferirsi all'ultima frase che diceva Ernesto, il guaio dell'uomo sapete qual è? Che non è in grado di restare nella propria stanza. Chiaramente la propria stanza parla della stanza interiore, del raccoglimento, del stare lì e pregare. E quindi non stando nella propria stanza siamo sempre fuori altrove, in altre realtà. Io non posso farlo questo per un semplice motivo, perché non posso mettermi al posto di Gesù, perché se Gesù ha lasciato la possibilità effettivamente così, io non posso dire come si entra a quella festa, perché effettivamente poi l'entrare a quella festa è personale di ognuno. Vorrei dire una cosa, vorrei dare una morale a questo, dare una morale, cioè riconoscersi nel figlio, figlio minore o figlio maggiore, che è facile, capita a tutti. Capita a tutti di essere un peccatore e invece di essere un giudice implacabile, ma diventare un peccato misericordioso è la penitenza di Dio. E Dio questo vuole da noi, no? La misericordia. Se non supererete la giustizia di scrivere farisei, non entrerete nel regno di Dio. Ed è questo. Ma io penso che non è che noi dobbiamo diventare come il Padre misericordioso, perché il Padre il Padre è solo Lui, noi siamo figli. A noi forse ci è chiesto di diventare figli. No, e va bene, però il discorso è questo qui. Sì, siate misericordiosi come misericordiosi il Padre vostro celeste, e questo sì, perché l'abbiamo visto anche durante il ritiro, se ricordi proprio questa realtà qui. Però già basterebbe a noi scoprirci fratelli. Però questo già tra di noi dovremmo scoprirci fratelli. Io penso, infatti dicevi, no, tutti quanti noi abbiamo consenso, fratelli maggiori o fratelli minori. Io qui ho qualche problema, ho qualche difficoltà a dire che tutti, ci riconosciamo tutti fratelli minori, sì, peccatori, ma fratelli maggiori difficilmente ci riconosciamo. Sai perché? Perché come dicevamo la volta scorsa, io sono peccatore. Ditemi che sono peccatore, per favore. Ditemelo. E sai come vi dico? Come vi permettete? Quindi non mi risulto, non mi reputo, in questo caso mi ritengo il fratello maggiore, mi ritengo, perché voi siete peccatori, non io. Perciò dicevo, il fatto che quindi, però io poi in questo però non mi sento maggiore, perché poi io mi sento minore, perché io sono, sì è vero, sono peccatore, però non me lo dici tu, Magis, lo dico io. Beh, il discorso non è esserlo, è la consapevolezza dell'essere, perché pure io sono salvato, ma non ho consapevolezza di essere salvato. In questa parabola la cosa fondamentale è che è il Padre. Allora, partecipare alla festa... Questo arriva nel momento in cui ho capito che è il Padre. Esatto, altrimenti non è la festa. Figlie che è un padre. No, il Padre. Infatti vi prego, non la chiamiamo più la parabola del figlio prodigo. La parabola o di un padre che ha due figli, o la parabola del padre misericordioso, o se volete due... La parabola... del padre prodigo, prodigo, perché qua se c'è un prodigo è il padre. La presentazione di Gesù come agnello immolato.
allora, diciamo, se la leggiamo a livello spirituale, sempre io qualche volta lo dico, no, quando durante la celebrazione eucaristica, quella è il ritorno a casa del figlio. Celebrazione eucaristica, quindi abbiamo il figlio che torna a casa, e questo sì. E chiaramente la tavola è immandita perché il padre ha già preparato la festa, e la festa lì l'abbiamo, appunto, la presenza di Gesù Cristo, colui che si dà, che si offre a noi. Bene, ci fermiamo, è stato molto bello, ho fatto delle domande, ho fatto le 9:30, però il tempo è passato e significa che allora ci eravamo immersi. Don Maurizio, vogliamo vedere un po'? Allora, sentite un attimo, però questo è importante. La prossima catechesi con Don Maurizio è il 12 luglio, è di martedì, sempre alle ore 20. Però, ecco, prima, il giorno prima, l'11 luglio, se ci vuoi onorare anche della tua presenza, è una cosa bella, l'11 luglio facciamo l'adorazione eucaristica in piazza, come l'anno scorso. È stata una cosa molto bella così, e lo so, purtroppo questa è la data perché poi c'è il Grest e tutto è un macello. L'11 luglio alle 21 c'è l'adorazione in piazza, e il 12 facciamo la catechesi. E vi dico anche se tu confermi anche l'altra data. Vabbè, prima noi stiamo parlando adesso alle porte, non è un po'. Allora, chi? No, vabbè, per noi pure, perché comunque poi incomincia il periodo della festa, è un po' difficile. Sì, va bene anche l'altro. 19. Allora vi dico già le due date, che sono solo le ultime due di, tra virgolette, di quest'anno pastorale. Poi vedremo un po' settembre-ottobre, incominciamo di nuovo dopo la festa con la disponibilità di Don Maurizio. Allora, le ultime due date sono il 12 luglio, che è martedì, e il 19 luglio, che è martedì. Poi riprenderemo, ecco, sempre con la disponibilità di Don Maurizio, fine settembre, inizio ottobre. Va bene? Ringraziamo. Sì, riportate questi foglietti qui perché facciamo gli altri due, Zaccheo e finalmente la peccatrice in casa di Sio. Ringraziamo, ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria. Se possiamo spendere un'altra Ave Maria, c'è dico giovane perché è sposato, ha 50 anni, però ne dimostra molto di meno, c'è un signore che così a Casandrino che non sta bene bene, ma proprio non sta, e allora ecco veramente che possiamo, che il Signore possa dare tanta forza alla famiglia, perché è un momento molto molto difficile. Infatti ecco, così è una cosa bella, noi faremo, con il permesso del Vescovo, ho telefonato il Vescovo ieri così, perché il figlio doveva prendere la comunione domenica, e faremo diciamo, la messa nel suo palazzo così, per dare gioia a questo bambino. E allora ecco, un Ave Maria per questa persona. Ave Maria, piena di grazia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
intercessione della Beatissima Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Buona e santa notte.